Il saluto del presidente. 140 anni di vita musicale e sociale. È questo il traguardo che la nostra società ha raggiunto e festeggia quest'anno. Un punto d'arrivo di cui tutti siamo orgogliosi, a partire dai componenti del corpo musicale, ai consiglieri, fino ad arrivare ai tantissimi simpatizzanti che ci seguono e ci apprezzano. Questo importante traguardo rafforza ancora di più la convinzione che la nostra filarmonica è un importante vanto sociale e culturale per l'intero comune di Pietrasanta. I meriti di così lunga vita sociale vanno equamente divisi tra i primi fondatori, che cominciarono a riunirsi dopo il lavoro per provare le prime musiche, e tutti coloro che nel corso degli anni hanno tramandato la passione per la musica e l'associazionismo fino ai giorni nostri. In questi ultimi 20 anni, di cui andremo a ricordare gli eventi più importanti nelle prossime pagine, la nostra società ha vissuto momenti di grandi soddisfazioni musicali, partecipando a numerose manifestazioni, vincendo anche due concorsi bandistici, Scandicci ed Asciano, e organizzando diverse trasferte importanti che ci hanno fatto conoscere in Italia e all'estero, e registrando il suo primo CD, un'incisione di ottimo livello musicale. Per la realizzazione di tutte queste attività, un ringraziamento va fatto innanzitutto a tutti coloro che hanno contribuito in prima persona alla realizzazione di eventi così importanti, quindi a tutti i componenti, musicisti e non, del corpo bandistico, a quelli attuali e a quelli che per motivi anagrafici, di salute o di lavoro, hanno lasciato la filarmonica. Una menzione particolare e piena di gratitudine alle amministrazioni comunali, che si sono alternate nel corso degli anni, e alla Banca di Credito Cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, perché il loro sostegno, economico e morale, ha aiutato la nostra società a mantenersi attiva e a crescere sempre di più. Voglio ringraziare alcune persone in particolare. Il presidente, signor Carlo Bresciani, che prima di me ha retto la società per molti anni, e i direttori che si sono succeduti alla guida della filarmonica. Il maestro Enzo Pasquini, che ci ha diretto fino al 1994 e che continua, da ben 60 anni, a fare parte del nostro corpo musicale, ed il maestro Marco Pasquini, l'attuale direttore, che dal 1995 guida e dirige il nostro complesso bandistico. Una menzione particolare al signor Giovanni Fazzolari, già segretario della Società Filarmonica per tanti anni, che ha contribuito in prima persona alla realizzazione di eventi e gemellaggi importanti. Un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, ai consiglieri, che si sono succeduti durante tutti questi anni, e a tutti i sostenitori e simpatizzanti che ci sono sempre vicini con il loro sostegno morale e materiale. Mantenere in vita una società come la nostra, che ha nel suo organico dal ragazzino al vecchio musicante, dalla ragazzina alla madre di famiglia, oltre che un piacere, è un dovere morale. Far coincidere le diverse esigenze ed ambizioni personali di ogni componente è una priorità essenziale, a volte non facile da realizzare e, soprattutto, qualche volta, anche difficile da far accettare. Il mio auspicio è che per gli anni a venire molte altre persone continuino a portare avanti la grande tradizione musicale e sociale della filarmonica, riuscendo a far vivere, crescere e migliorare questa nostra associazione ricca di storia, tradizione e innovazione, caratterizzata da grandi sacrifici, ma anche da incommensurabili soddisfazioni. Il presidente, Maurizio Bresciani.